Allora, senti, adesso veniamo invece al lavoro di, appunto, di Guerre Stellari. Allora, molti delle persone non sanno che tu hai doppiato la principessa Leila. E, ci puoi raccontare un episodio particolare Oddio, di mamma mia. questa. Guarda, non mi ricordo assolutamente niente. Sono passati 33 anni. Io mi ricordo solo che ci hanno fatto vedere il film in originale, tanto per darci l'idea di L'idea. quello che era, che effettivamente adesso ci fa meno impressione, ma allora era veramente un film innovativo dal punto di vista visivo. E mi ricordo che ho chiesto a Maldesi, appunto a Mario, ho chiesto se potevo portare mio figlio che aveva 3 anni. Dico, ti dispiace se lo porto, perché effettivamente no, figurati, viene. Mio figlio era, non so se credo che ancora se lo ricordi, quindi ha visto in originale il primo Guerre Stellari, che poi era l'episodio 4, il Che poi primo, diventa è stato poi classificato come il quarto episodio episodio, sì. 4, perché poi c'è tutto il prequel, il sequel, casino, dopo non ci si capisce più niente. Ma io mi sono molto divertita anche perché l'attrice Carrie Carrie Fisher, Fisher è un'attrice straordinaria, ma tra l'altro la cioè. cosa ancora più straordinaria è che Mario Maldesi ha scelto la tua voce perché è identica Sì, alla ecco, sua in questo non me lo originale, ricordo, vedi? così come con Questo tutti gli non lo altri so. Sì, attori. beh, ma in questo senso il doppiaggio fino a poco tempo fa Era era una cosa cosa seria, seria. ecco, era una cosa seria. Ora certe volte un po' meno, ma vabbè, è un altro discorso. No, è un'attrice straordinaria, nel senso che anche facendo un personaggio stereotipato come la giovane Principessa principessa, che Leila, però c'ha tutta c'è una un sua carattere. bella cazzuta la ragazza, non è che è una che sa fare, una che capisci che c'ha cose, poi c'è l'amore, ma non troppo, No, perché perché comunque non si deve dire, ovviamente non si deve fare, c'è tutta questa cosa. Ci sono, che effettivamente se lo rivedi adesso ti fai delle risate, nel senso che c'è Luke Skywalker che è un bambino pieno di Sì. brufoli, no? Che è buffissimo. Lei con queste girelle motta qui nelle orecchie, che è buffissima. Harrison Ford, che è anche lui in fasce praticamente, per cui fa un po' ridere. Fa un po' ridere nel senso che comunque invece sono attori bravissimi. E la cosa invece carina è che io non molto tempo fa, guardando Letterman Show, ho visto intervistata Carrie Fisher, sapevo che c'era lei, dico no, questa me la La devo voglio vedere. vedere. Ma lei è una forza della natura, tanto è diventata larga come Sì, una ho botte, visto. se ne frega altamente, racconta di sue storie Turpi durante le faticosissime riprese. di tutta la sua vita, anche perché insomma ha avuto una vita travagliata, Abbastanza figlia così. di attrice, sua madre era Tippi Hendren, l'attrice degli uccelli, Ah, sì, giusto, giusto. insomma, no, Tippi Hendren, no, aspetta, sua madre, Debbie Reynolds, scusa, Debbie sua Reynolds, madre sì. è Debbie Reynolds, adesso confondo, sua madre è Debbie Reynolds, e Fisher, quello che poi è stato sposato anche con Taylor, insomma tutta una storia, comunque, e lei capisci che forse è stata segnata dal personaggio della cosa, Sì. Ha segnata nel senso che quando avuto un uno successo, azzecca sì, una cosa enorme. così, un film così grande con un successo planetario, lì è proprio il caso di dirlo, poi dopo fai fatica a Insomma, a venire fuori, a cambiare, a cambiare, a staccarti far dal capire che personaggio. sei un'attrice che sa fare tutto, Tutto. eccetera. Credo che però lei abbia fatto poi anche molto teatro, si sia tirata fuori, però capisci che è una forza della natura e che ragazzina, quel modo lì, con le cose lì, penso che poi siamo proprio coetanee, Sì, mi guarda, la pare di cosa è capire che siamo straordinaria. coetanee. Beh, diciamo che forse io sono stata più fortunata nelle mie scelte, non ho avuto grandi ansie come racconta di avere avuto lei. Io per fortuna, a parte Guerre Stellari, che è stato una bellissima parentesi, ma che è durata veramente poco, perché poi il doppiaggio si fa in Quanto è una durato? settimana, ma non me lo Settimana? ricordo, sarà una settimana. Una volta poi erano più lunghi.
anche perché c'era, c'era malgesi, no no, ma poi c'era proprio tecnicamente, era aveva dei costi, perché c'erano gli anelli, non si faceva con le pellicole, non è che adesso si fa tutto con digitale, tutto digitale, tu puoi fare, rifare, cancellare in un secondo e mezzo. Allora i ritmi del doppiaggio erano proprio diversi, proprio perché era tecnicamente era, si facevano gli anelli, cioè prendevano un pezzo di scena, la facevano come un anello e tu la vedevi passare più e più volte. Più e più volte. Adesso con il computer è tutta un'altra non c'hai attese, non c'hai tempi, non solo, ma adesso sempre di più si doppia da soli, ognuno doppia per conto suo. Invece all'epoca con tutti insieme. Ecco, che ad esempio tutti insieme. Un'altra curiosità è che Massimo Foschi, che abbiamo citato prima, fa Darth Vener. Sì, però non ci siamo incontrati. Ecco, come perché mai? Perché lì non ci siamo incontrati, perché insieme non sono mai. C'è una scena all'inizio, sì, però. All'inizio. Non mi sembra che ci siamo incontrati con Massimo, ci conosciamo benissimo, appunto avendo fatto insieme l'Orlando e poi anche altri spettacoli in teatro. Anzi, ci conoscevamo prima dell'Orlando, ma non mi sembra che non ci siamo. Invece con Stefano Sattaflores e con Claudio Capone, che sono Harrison Ford, mi ricordo assolutamente. Sì, sì, no, ci siamo incontrati, ovviamente eravamo lì, eravamo insieme, poi con Stefano eravamo amici, con Capone ci siamo conosciuti lì, ma con Stefano eravamo amici, quindi ci fa una bellissima voce anche quella, secondo me il migliore Harrison Ford di sempre. Sì, no, ma poi non lo so, sarà perché a tutti ormai la Marcord fa un po' impressione, siamo tutti... Ah, ma ricordo, è un altro film doppiato da Mario Maldese. Ah, non so, ecco, se lo sai. Però non lo sapevo. Però insomma, siamo tutti un po' voltati verso il passato, perché effettivamente certe cose si facevano diversamente. Insomma, erano diverse, perché tecnicamente, perché i tempi, perché tutto quello che te pare. Però avevano un sapore diverso. Ti dico, forse è perché, come sempre, anche mio padre diceva sempre ai miei tempi, ecco, forse è più che naturale, è normale che sia così, e forse i nostri figli diranno la stessa cosa. Però insomma, certe comunque cose è un buon ricordo di quel, sì, buonissimo, buonissimo. Poi con Mario ci siamo rincontrati, veniva a teatro a vedermi, ma non siamo mai stati, non ci siamo mai frequentati, perché appunto, non facendo io doppiaggio sempre e poi non vivendo a Roma, quindi ci siamo un po' persi di vista. Va bene.